Don Francesco Mariani, direttore di Radio Barbagia. Nel 1976, Monsignor Milis era qui da 6 anni appena nasceva la radio. Grazie a lui sorgeva questo mezzo di comunicazione, che poi ancora dopo 32-33 anni vive. Quale ricordo? Beh, io non c'ero in quel periodo perché era seminario, a Roma. Monsignor Milis però era uno che ha creduto fortemente nei mezzi di comunicazione. Credo che facesse parte anche di qualche associazione nazionale proprio per promuovere la buona stampa e i mezzi di informazione. Il suo grande sogno addirittura era fare anche la televisione, tant'è vero che la nostra cooperativa si chiama Radio Televisione Barbagia, perché la seconda tranche del progetto era quello proprio di realizzare anche la televisione. Perché lui diceva sempre, se San Paolo fosse vissuto oggi sarebbe stato un grande giornalista. La vostra radio custodisce, possiamo dire, la memoria di Monsignor Milis. Abbiamo conservato molte delle sue omelie, dei suoi interventi, ma dobbiamo ricordare il periodo in cui lui è stato vescovo a Nuoro. 22 anni che sono stati segnati da luce e ombra, segnate da tante faide, da tanti sequestri di persona, da tanti fatti delittuosi, e lui per ogni famiglia che aveva una vittima andava per dare una parola di conforto, celebrare la messa esequiale, e tutte quelle messe noi le abbiamo conservate, quello che diceva, perché è una lezione per tutti. E poi sono tappe comunque indimenticabili, il bicentenario della diocesi di Nuoro, la visita del Papa, il sinodo, e ancora prima, la radio non esisteva allora, quando c'è stata la pellegrinazione a Maria in tutti i paesi della diocesi di Nuoro, culminata poi con l'incoronazione della Madonna di Conare, ed era stato l'anno della pacificazione, detto proprio da Monsignor Milis. Ma ripeto, sono tantissime le cose, anche perché lui era particolarmente vicino, ripeto, sia al settimanale L'Ortobene sia alla radio. Ecco, e tramite lo strumento della Radio Barbagia, possiamo dire, la sua voce arrivava ovunque, sì. Ma assieme alla sua voce anche tutta la portata, possiamo dire, di questo cuore che ha amato veramente la gente. Di Monsignor Milis bisogna ricordare proprio il suo cuore, il cuore di un padre, perché per me, ma penso per tantissimi, è stato un padre. Io ho due ricordi, proprio come due flash, se volessi sintetizzare. Il primo è, lui ogni settimana andava al cimitero a Nuoro per recitare il rosario per i morti, faceva il giro delle tombe e rimaneva con i parenti e si informava, restava. La seconda immagine, visita pastorale, sì, vabbè, le parrocchie, vabbè, l'associazione, vabbè, il coro, ma io voglio andare anche negli ovili. Il fatto che abbia fatto in vari paesi il giro degli ovili, e quindi si sedeva assieme ai pastori a mangiare pane carasau con formaggio, gli strumpeggio, insomma, uno di loro. Ecco, non a caso poi da quella visita pastorale era nata l'idea della chiesa dei pastori, la chiesa del buon pastore, e su iniziativa dei pastori stessi, comunque. Stavano sbalorditi vedendosi un vescovo che veniva nel loro ovile a trovarli e che poi organizzava la messa lì, le confessioni lì, e la sua considerazione rispetto a delle resistenze che c'erano state perché per la costruzione della chiesa del Buon Pastore era: ma come? Che resistenza ci può essere? Sono i pastori che vogliono la loro chiesa. E di volta in più diceva: ma voi che pastori siete se non capite questo? Ecco. Ma un altro evento molto importante fu legato appunto al carcere Padre Caros. E quindi, nel Natale del 83. Ecco, lui incontrò Franceschini, perché l'allora direttore Bocchino concesse solo un incontro con Franceschini, però Franceschini si faceva tramite con tutti gli altri. Ci fu una forma di protesta forte perché lui, come dire, non celebrò la messa di Natale proprio per solidarietà con loro. Successe un caso nazionale e da lì comunque dentro le Brigate Rosse iniziò un momento di riflessione, di revisione, che in campo nazionale ha portato poi una vasta area
di questo movimento, a uscirne senza da un lato essere pentiti o delatori e dall'altro, come dire, ad essere irriducibili, perché erano le due sponde, di gente che ammetteva quello che aveva fatto lui e chiedeva punitimi per quello che ho fatto e basta. Franceschini proprio oggi a mezzo stampa diceva: gli devo la vita. Sì, ma non è solo, ma anche Roberto Ogibene, ricordo delle testimonianze bellissime rese sia per il Monsignor Melli sia per il cappellano di allora che era Salvatore Busso. Fu difficile prendere questa decisione? Quanto rimase solo nei primi momenti? Io ricordo il travaglio, ricordo che ne parlavo molto con Canonico Menne soprattutto e con Canonico Busso. Però mi ricordo la sua determinazione nel farlo, anche perché Monsignor Melli era uno che ascoltava molto, che ascoltava la gente, però quando decideva proprio molto benedettino, prudente nel decidere, ma una volta che decidi non tornare indietro. Adesso, diciamo, è morto anche lui, abitava a Genone da 17 anni e ha sentito proprio questo desiderio forte di essere qui in questi giorni, anzi sentivo anche che è passato dalle monache di Rudine e diceva: questa è la mia ultima visita, non aspettatemi, l'anno prossimo non ci sarò. E dopo che è morta la sorella 2 mesi fa è cominciato un po', aveva sepolto tutti quanti i cari e a quel punto penso che l'avvertisse che era arrivato il suo momento, ma questo lui, il pensiero che il suo cammino, che la sua strada era sostanzialmente finita, lo avvertiva da tempo. Qualche anno fa qua lui si è fatto dare l'olio degli infermi durante la messa del Crisma qua in cattedrale di fronte a tutti quanti, dicendo: ormai il mio viaggio è finito, e poi sono passati altri 3 anni. Sì, deve essere rimasto contento anche lui in un certo modo di essere morto nella terra dove... Di essere morto nella diocesi che lui ha amato e di essere morto da prete, perché ogni prete si augura di morire così. Adesso lunedì i funerali, ci sarà la diocesi, ci sarà un po' la Sardegna. È morto il patriarca dei vescovi sardi, infatti. Io credo che abbia dato tanto, tanto come esempio. Il detto di Agostino: io per voi sono il vescovo, ma con voi sono il cristiano. Credo che Monsignor Melli, se lo si toccasse con mano, insomma, da un lato l'autorevolezza della persona e quindi anche con la fermezza, la severità anche in quello in cui occorreva una severità, e dall'altro questa bontà e questa paternità immensa, cioè ti guardava negli occhi e capivi che ti voleva bene. Ed è quello che ognuno cerca sempre del suo pesco. Ed è quello che gratta gratta tutti quanti noi abbiamo bisogno. Grazie.